Albano Pera che ci ha portato un'altra medaglia oggi. Stefano, Stefano, che cosa ti rimane dentro? Beh, una grande delusione, una grande amarezza. Ho sbagliato, volevo essere più forte. È stata disarmante questa dichiarazione, Margherita, che poi abbiamo visto anche insieme. Sì, assolutamente, assolutamente disarmante. Io sono rimasta basita. Si sapeva all'inizio che appunto era stato trovato dopata una persona, ma non sapevano magari laddove non c'era. Io sono rimasta molto, molto colpita da una dichiarazione che ho trovato di Alex di qualche tempo fa, quando non andava. È una dichiarazione di un paio di anni fa, e dove a una gara dal lato di malessere profondo che ha portato probabilmente a prendere questa scorciatoia. Allora voglio sentire Massimo Fabrizi, carabiniere, un doppio dolore, nulla però può cancellare la grande gara di Fabrizi, questo ricordiamo. Niente male quando vedi una faccia come quella di Svazzer. Stefano? Io dico che è meglio arrivare ultimi. No, no, certo, sicuramente è meglio arrivare ultimi, chissà che cosa è entrato nel cervello di questo ragazzo che tra le cose era diventato anche un importante testimone. Il suo allenatore di Doni che si è sentito tradito, questa è la parola che lui ha utilizzato, anche perché era un'avventura che stavano facendo insieme, si è sentito tradito e anche ingannato da un certo punto di vista, ha detto io ho dato tutto a questo ragazzo, gli ho creduto fortemente, gli ho anche messo in braccio mio figlio nel momento del battesimo, insomma. Un momento molto difficile. Come Svazzer e per tutti quelli che gli sono stati vicini. Vediamo, vediamo. Antibiotico, sì. Sei arrivato con 39 di febbre, hai detto pure se non avessi preso gli antibiotici avrei vinto l'oro. No, non l'ho detto io. Ho detto che sono stato... qualcuno se l'aspettava, io no. Il coach? Il signor Pera? È un portatore sano di medaglie? Un tempo le vinceva lui, adesso le fa vincere agli altri, insomma...